Siamo qui ancora per Spazio allo Spazio e allora dobbiamo recuperare un po' di tempo, veloce, ci uniamo in un unico applauso per i nostri ospiti. C'è come sempre il sindaco Luca Ornago, abbiamo il presidente del Consiglio d'Istituto Laura Ferrario, abbiamo una nostra ex allieva che si sta facendo onore nelle scuole superiori, Sofia Dato. Abbiamo Antonino D'Urso e poi abbiamo la grande presenza di In Tutti i Sensi, di Andrea Sala del G-Group Volley Monza. E un saluto particolare, sono là dietro, no? Tre miei alunni, amici, Matteo, Daniele e Federico di Impresa. Un saluto anche alle classi che sono a Pisa, che ci vedono ma non ci sentono per il momento, e come sempre si incomincia con un brano musicale, orchestra diretta dal professor Zaffuto. Ora suoneremo The Lion Sleep Tonight. Grazie mille. Il
E saluto anche della preside che non può essere presente qui perché mi dicono che siano in corso le prove in Valsi. Ragazzi, c'è niente questo? Sì, prove in Valsi, però dovrebbe raggiungerci. Ovviamente il nostro programma ha avuto qualche variazione, noi siamo flessibili e aspettiamo con fiducia buone notizie da Pisa. Nel frattempo anticipiamo il programma e allora io chiamo qui Andrea Sala. Lo accogliamo ancora con un grande applauso. Sì, vai ragazzi. Forse la mia mamma non mi ha dato tante vitamine da crescere. No, comunque Andrea Sala si è preparato con grandissimo scrupolo a questo incontro e lo vedrete subito. Ma prima di dare la parola a Andrea Sala, oggi penso che sia un giorno importante, perché ieri a Trento Saugella Team Monza ha vinto 3-0 ed è arrivata in A1. Monza ha due squadre di pallavolo in serie A1 e questo evidentemente è una grandissima soddisfazione per la società di cui fa parte Andrea Sala e per tutta Monza, ma anche per tutti noi, perché la pallavolo è uno degli sport preferiti dai giovani d'oggi, senza nulla togliere al basket, al calcio e a tutti gli altri. Allora io lascio la parola a Andrea Sala, che qui è non solo in veste di grande giocatore di volley e poi vedrete tutto ciò che ha fatto, dove ha giocato, quanto ha vinto, ma è anche un genitore, marito, un papà e ha un figlio della vostra età. Quindi dopo l'esposizione che farà Andrea Sala, se volete, domande a raffica e sul campione e sull'atleta, ma anche sul papà. Forse è più difficile fare il papà del giocatore di volley. A te Andrea. Tanto grazie dell'invito, ciao a tutti, sono Andrea, è la prima volta che faccio una cosa del genere, quindi portate pazienza se non sono proprio all'altezza, ok? Allora, mi hanno chiesto di parlare di sport e stelle, ok? Per me l'idea è venuta subito, perché io ho iniziato che ero ragazzo come voi, giocavo a calcio, all'inizio mio papà lavorava in una ditta che si chiama Augusta, che è qua vicino, e costruisce elicotteri. Mio papà mi ha sempre insegnato che nella vita bisogna volare, ok? Io da piccolo lo volevo fare, io da ragazzino, quando avevo 8 anni, io avevo voglia di volare. Poi purtroppo la vostra età era già alto così, quindi mi hanno detto che per volare si faceva fatica a mettermi dentro un aereo, un elicottero, un'astronave, qualsiasi cosa fosse, e quindi quel sogno lì l'ho dovuto accantonare. Da piccolo mi piaceva anche molto fare sport, giocare. Per me è sempre stato tutto un gioco. La scuola era un gioco per riuscire a migliorarsi. Con i miei amici giocavo sempre a calcio. Ai tempi si giocava solo a calcio, al pallavolo non sapevo neanche che cos'era. Giocavo in tutto quello che facevo, mi divertivo, mi dovevo divertire e lo faccio ancora adesso. E come tutte le persone che giocano, vogliono fare una cosa sola alla grande: le Olimpiadi. E io, quelle, visto che non potevo più fare l'aviatore, ho deciso di provare a fare quelle, no? Chiaramente, come l'ho fatto? Prima ho iniziato a studiare, studiavo e non ci pensavo, per me tutto quanto doveva essere divertimento. Ho fatto una scuola professionale per riuscire ad avere un futuro nella vita, se fosse andato male anche quel sogno, perché i sogni si inseguono ma non si sa mai se vanno bene o male. L'importante è inseguirli, bisogna avere anche il piano B. Ok, quindi ho fatto una scuola come elettricista, per l'esattezza montatore, manutentore di sistemi di comando e controllo. Elettricista, era più facile da dire. Mi piaceva molto. E ho fatto anche un'altra scuola come restauratore di affreschi e decorazioni, quindi ristrutturavo disegni sui muri, in poche parole. E anche quello mi piaceva molto. Ma poi ho incontrato la pallavolo. Ho incontrato la pallavolo, un amore a prima vista. L'ho incontrato grazie a degli amici ed è stato amore a prima vista. E qui vi faccio vedere, eccola lì, la prima immagine, guarda, è già lì. Ero il numero 5, avevo tipo 30-40 mila capelli in più di adesso, belli ricci,
La pallavolo mi ha preso completamente, totalmente, ma ha spostato ogni equilibrio su quello che poteva essere l'idea che avevo in quel momento lì. Io lì avevo 15 anni, vivevo da solo, non uscivo con gli amici il pomeriggio perché dovevo andare in palestra a allenarmi, studiavo, mi allenavo, non andavo a fare le passeggiate in centro, ma io le mie giornate le passavo in palestra, le passavo a casa a lavarmi la roba perché mia mamma non era a casa con me, e quindi dovevo imparare a vivere. Ed è stata una grandissima scuola, perché farlo a 15 anni è stata una scuola meravigliosa per me. E soprattutto è stata la prima possibilità che ho avuto di dimostrare che io potevo seguire quel sogno, ok? Io potevo veramente volare in alto, io potevo veramente stare lì in mezzo alle stelle. E quindi per me questo è lo sport, riuscire a stare in mezzo alle stelle. Alle stelle, poi pian piano, diventando grande, ho avuto la possibilità, se riesco a far andare avanti la foto, che non sono capace, con le freccine non sono capacissimo, vabbè, la prossima foto. Col tempo ho avuto la possibilità, ma non è importante, di avere la mia chance. Ci ho creduto, sono stato un pizzico fortunato, credo anche, e ho avuto la mia chance, finalmente una squadra di Serie A mi aveva visto, una squadra di Serie A mi aveva voluto. Eccomi qua ero a Trento, e aveva scelto proprio me in mezzo a altre migliaia di ragazzi. È stato studiato ultimamente che in Serie A ci va a giocare un giocatore su 10.000 che pratica lo sport nella pallavolo, nel calcio molti di più, quindi le probabilità sono pochissime, ok? E per farlo sì ci vuole bravura, ci vuole tanto, ma ho scoperto che ci vuole dedizione. E poi mi sono trovato a non mandare avanti le slide, però mi sono trovato catapultato in questo mondo, dove in questa foto ci sono grandissimi campioni che per voi magari non dicono niente, perché forse non eravate ancora nati quando la nazionale italiana vinceva tutto quanto nel campo della pallavolo. Però c'era gente come Poli, Andrea Sartoretti, Lorenzo Bernardi, non so se avete mai sentito questi nomi qua, ma sono tutte stelle, sono tutti grandissimi campioni. E finalmente avevo la possibilità di poter imparare a diventare una stella, perché stelle ci si diventa, non ci si nasce, ok? E quindi avevo la possibilità davvero di stare con loro, vanno avanti, bellissimo, di essere umile, di tacere, ascoltare, vedere, capire, confrontarmi. Avevo la possibilità ogni giorno in palestra di poter mettermi al loro livello, di poter sembrare quasi una stella, cercare di diventare una stella ogni giorno. Perché quello bisogna farlo ogni giorno. Il sogno si insegue ogni giorno, si insegue con i sacrifici, si insegue con la dedizione. Io in questi anni qua ero diventato papà, avevo 24 anni, mia moglie era rimasta incinta di mio figlio Lorenzo, che a settembre fa 14 anni come voi, fa terza media come voi, avrà gli esami esattamente come voi. E per me era tutto nuovo, ero di nuovo catapultato in una realtà nuova con un bimbo in arrivo della quale io non sapevo nulla, 24 anni, cosa vuoi sapere? Quindi dovevo imparare anche a fare quello oltre a giocare. E soprattutto mi confrontavo io, ancora piccolo pianeta inesplorato, a giocare contro stelle. Questo è Vigor Bovolenta, poi ve ne parlerò anche di lui. A giocare contro delle stelle. Loro splendevano tutti e io no. E allora cosa bisognava fare? Bisognava riflettere la luce loro, bisognava assorbire tutto il loro calore per riuscire a trovare della vita dentro di noi, ok? E soprattutto non abbattersi, perché ragazzi, si fallisce tante volte, ma tantissime volte. È stato studiato, a me piace molto allenare i ragazzi giovani. Voi per esempio per me sareste già troppo vecchi di età, perché avete già imparato molte cose. Con i bambini, per riuscire a fargli capire quanto bisogna rischiare, è stato studiato che non si migliora in una salita,
ma si migliora a gradini, si sbaglia miliardi di volte, ci sono tanti zeri e prima o poi arriva un uno, ok? E quell'uno lì non è che una volta che l'hai fatto, ok, ce l'hai, no, quell'uno lì poi ritorna di nuovo zero, fino a quando poi tu ci continui a insistere, quell'uno lì diventa uno. E poi allora hai fatto il primo gradino e poi continuerai a fare sempre uno, non riuscirai mai a fare due, ti sembra infinito, eterno, ti dici oh, ci impiego degli anni, dei secoli, però bisogna crederci e stare lì con loro, con la testa e imparare tutti i giorni, ok? Quindi io questo qua si chiama Kazakov, russo, è 2,17 m, ok? Ve l'ho messo perché se pensate che io sono alto ho scoperto che invece non lo sono. Io sono normale, quest'anno con me giocava un ragazzo che era 2,19 m, adesso ormai nella pallavolo sono tutti 2,05 m, 2,07 m, io sono 2,02 m, inizio ad essere tra i piccolini, ok? Finalmente avevo imparato qualcosa, credevo di aver imparato qualcosa e finalmente mi scelsero un'altra squadra. Trento ai tempi era una squadra che era appena arrivata in Serie A e quindi era una scoperta, quindi tutti quelli che approdavano lì o erano ex grandi stelle che stavano smettendo la carriera oppure giocatori nuovi che venivano buttati dentro per cercare di imparare. Ci feci 2 anni bellissimi, sono stato benissimo, ho imparato tantissimo e poi però arrivava il momento che bisognava spiccare il volo, cioè bisognava vedere se quello che avevo fatto era davvero piaciuto a qualcuno e finalmente mi chiamò una squadra, Cuneo. Ai tempi era Brebanca Cuneo, era il primo anno, si chiamava ancora Alpi Tour, era una delle squadre che puntava a vincere gli scudetti quegli anni lì e per me era un altro motivo di vanto, era di nuovo prendere e lasciare tutto, era di nuovo reinventarsi. Io sono abito a Novara, mia famiglia, mia mamma è a Novara e nella mia vita ho fatto 15 anni di Serie A e 12 traslochi portando dietro con me moglie e figli, portando dietro con me tutto quanto, ok? Bisogna avere il coraggio di prendere e partire, di seguire quello che si vuole fare. Non si molla tutto, si scopre tutto. Quello che è stato fatto è soltanto che è passato, ok? Non abbiate paura di cambiare. È una grandissima possibilità nella vita cambiare. Non ce l'hanno tutti. Quando vi si presenta, non è detto che lo dovete fare. Ma l'importante è che voi non lo facciate non per la paura di sbagliare. Sbagliate, ragazzi, sbagliate. E è da lì che si impara. Cuneo, cambio, sto un anno difficile, avevo male alla spalla, infortuni, operazioni. L'atleta a livello professionistico è terribile, fa malissimo. Quelli che dicono che fa bene lo sport, è vero. Non a livello professionistico, fa molto male, ci si fa male, ci si infortuna, ma questo è il nostro lavoro, quindi ne siamo consapevoli e lo sappiamo e impariamo a conviverci con questo. Quindi anno difficile, altro anno dove io speravo di diventare veramente una stella, invece no, è stato un anno sofferto, un anno dove comunque a casa c'è una famiglia che devi mantenere con quei soldi lì, hai paura di non riuscire a fare, perché se poi non sai più giocare a pallavolo come fai? Cosa faccia? Ok, devo ritornare di nuovo indietro. Riesco a trovare un'altra squadra, vado a Montichiari e lì trovo un altro ambiente, una famiglia dove, come sempre, non è facile riuscire a entrare in una famiglia già avviata, ok? E ho dovuto imparare a conoscere veramente le persone, per riuscire a stare insieme a loro, per riuscire a non tollerare, ma comprendere, ok? Si parla tanto anche adesso di tolleranza, no, è comprensione. Se tu le tolleri, alla fine non ti stanno molto bene comunque. E invece ho imparato a comprenderle. Non vuol dire che mi andava bene tutto, però comprendevo il perché lo facevano. Ed è molto diverso, cioè molta differenza. Passato 4 anni favolosi. In questi 4 anni... l'ultimo c'è stata anche la mia prima chiamata per la nazionale italiana e lì allora ero ancora un ragazzino perché si parlava di gente veterana che lo faceva da anni, però è la prima volta in cui sono sentito veramente una stella perché avevo la possibilità di viaggiare con questa gente qua,
Cisolla, Mastrangelo, Cernis, per me erano gli idoli. Loro giocavano in Serie A da anni, giocavano in Nazionale da anni. Era veramente entrare nell'Olimpo della pallavolo. Fino adesso ci avevo giochicchiato un po' dentro, però lì entrare a far parte, sentire il mio nome con quei nomi lì, faceva davvero sentire importante. E iniziare a stare in mezzo alla gente. La gente iniziava a chiedermi autografi. Mi diceva, ma come? Io elettricista. Che firmo autografi? E mi sentivo quasi imbarazzato quando mi facevano le foto. Io non sapevo mai che faccia fare, perché ma è elettricista, a chi va a fotografare un elettricista? E poi ho scoperto persone meravigliose, ho scoperto che sono tutti come noi, sono tutti esattamente uguali a noi e vivono esattamente le stesse emozioni che viviamo noi. Alla fine di questi 4 anni bellissimi a Montichiari, con la mia convocazione in nazionale, per me pensavo già di essere al top, capito, di essere già quasi arrivato, e mi sono accorto che quando pensi di essere quasi arrivato invece non hai fatto ancora nulla, perché a quel tempo mi chiamò Trento, Montichiari finì, io non ebbi più squadra, figuratevi, ero via con la nazionale, che mi chiamò mia moglie, mi disse, Andrea, ti hanno venduto, non abbiamo squadra, non sappiamo dove andare, non abbiamo casa, perché la società dove andiamo ci danno anche una casa dove vivere, quindi io dovevo liberare la casa a tempo un mese, chiaramente con un figlio, con un altro che era appena arrivato, Gioele, 7 anni, era nato, lui nacque il 6 di aprile, io il giorno 9 giocai una semifinale scudetto, e perdendo, e il giorno 15 partì per la nazionale. Quindi lasciando la famiglia, perché non ci alleniamo nel palazzetto di fianco a casa, ma cambiamo città. Loro vivevano a Desenzano del Garda, vicino a Brescia. Noi ci allenavamo a Mantova, che non è lontanissimo, ma lì dovevamo stare. Ci alleniamo mattina, pomeriggio. Veniamo la sera che siamo distrutti, non c'è tempo di fare avanti e indietro con la macchina. E quindi in un mese scoprì che Trento mi voleva. Trento mi voleva. Aveva appena perso la finale scudetto quell'anno, era una piazza che pretendeva, era una piazza orgogliosa e pretenziosa. Mi piacque come idea. Mi piacque perché sì, finalmente potevi provare a vincere. E lì tiri il dado, perché sai che se vinci, ok, ce l'hai fatta. Ma se perdi, dove vai a finire? Ok? Allora rimollai tutto, riandai a Trento. Io fui la prima persona che ha giocato a Trento, che giocò a Trento e che riuscì a ritornare a Trento a giocare. Stranamente, nessuno ce l'aveva fatta ed ero il primo. E lì mi trovai catapultato di nuovo con altri grandi campioni. Io ancora non mi sentivo così. Con altri grandi campioni, con giocatori. Questa foto ci sono Matej Kaczyński, Osmani Guantorena, Manuele Birarelli, nazionale italiana, capitano, Rafael Vieira di Oliveira, palleggiatore brasiliano, Jan Stocker. Praticamente ci sono tra medaglie olimpiche, titoli mondiali, tutto quanto, c'è tutto in quella foto. Poi ci sono anch'io, che invece non avevo vinto niente, fatto niente. Capite perché io ero in mezzo alle stelle? No, perché loro avevano già fatto tutto e vinto tutto. Io invece non avevo ancora fatto niente, avevo giocato tantissimo, mi ero divertito tantissimo, mi ero allenato tantissimo, ma non ero come loro. E ho imparato una cosa da queste persone qua, che una stella è umile, non lo sa di esserlo. Loro splendevano, ma non lo sapevano. Loro erano esattamente come me. E allora quando sei con loro, quando sei con queste persone qua, che ti fanno capire che sei esattamente come loro, allora dici, ma caspita, allora lo siamo tutti stelle, non io, lo siamo tutti quanti. Ed era così, lo eravamo tutti quanti, e l'ho imparato stando insieme lì, stando lì con loro. Sono stati gli abbracci a farmelo capire, ed è una cosa stupida. Ma questi abbracci qua erano fatti con quello che c'è qua, con quello che batte dentro ognuno di noi.
Ed è quello che fa la differenza tra le persone. Oramai non ci si abbraccia più, si è smesso, perché siamo troppo impegnati nel nostro lavoro, perché si pensa che quello che ci sta di fianco probabilmente cerca di fregarci o cerca di avere qualcosa di meglio o ci... Non va mai contro e non insulta mai, e questa è una grande lezione di educazione, purtroppo non avviene in tutti gli sport. Adesso è il momento di tentare un collegamento con Pisa, con il dottor Marco Valdes, che salutiamo, speriamo che possa sentirci. Buongiorno, ci sentite voi? Uniamo il saluto al dottor Marco Valdes al saluto che noi diamo alla seconda A e alla seconda B della scuola Fermi. Ciao a tutti, con un grande applauso da tutti noi. Ok, allora buongiorno, non so se ci sentono da Villa Santa, spero di sì, comunque c'è il collegamento YouTube, quindi in qualche modo dovrebbero sentirci. Io sono Marco Valdes e coordino il progetto che si chiama Immersioni Virtuali nella Scienza. Quindi vi stavo dicendo che questo progetto VIS si occupa di diffondere il tipo di ricerca che si svolge qui alla Scuola Normale e di far sapere in cosa consiste fare ricerca. E c'è tutta una serie di attività legate a VIS, una di queste la farete questo pomeriggio, quindi adesso ci sarà Fabio Pacucci, che è un dottorando qui della scuola, che farà una presentazione sui buchi neri, okay? E questa presentazione durerà circa 30 minuti ed è introduttiva per la cosa che poi farete questo pomeriggio, che alle 15 inizia un'attività che si chiama la visita al Cave 3D. Quindi voi avrete modo di vedere in una stanza per la visualizzazione tridimensionale, virtuale, immersiva, avrete modo di vedere la simulazione cosmologica di un buco nero in formazione nell'universo primordiale. Quindi vi potrete immergere all'interno di questo oggetto tramite gli occhiali 3D. Quindi adesso lascio la parola a Fabio e dopo alle 15 ci rivedremo qui in Sala Azzurra e salirete una classe per volta per fare questa esperienza molto, molto speciale. Quindi lascio la parola a Fabio Pacucci. Bene, allora buongiorno a tutti. Come ha detto Marco, io sono Fabio, sono un dottorando qui alla Normale e mi occupo proprio di buchi neri. Non buchi neri in generale, ma buchi neri primordiali. Come scoprirete verso la fine della presentazione, l'ultima parola è molto importante per quello che vi andrò a dire. Quindi, prima di parlare più in particolare dei buchi neri, è necessario capire un po' che cos'è la cosmologia, che cos'è che studiamo. Quindi, la cosmologia in generale studia l'universo alle scale più grandi immaginabili, più grandi possibili. E visto che muovendosi nello spazio su scale molto grandi ci si muove anche nel tempo, diciamo che la cosmologia studia esattamente lo studio del tempo nella sua accezione più generale possibile. Quindi in questo grafico, in questa immagine, vi ho riportato un riassunto, diciamo, di tutta la storia dell'universo, a partire dal Big Bang, un grande botto in cui l'universo è nato, secondo le teorie attuali, fino a noi. Noi siamo qua, circa 13,7 miliardi di anni dopo il Big Bang. Durante tutti questi anni, chiaramente, sono successe molte cose nell'universo che vi andrò a descrivere in maniera molto, molto veloce nelle prossime slide. Quindi, abbiamo detto, all'inizio dell'universo c'è stato il Big Bang, un grande botto che... molto difficile da spiegare, una singolarità molto difficile da spiegare secondo le teorie attuali. Però supponiamo che questo Big Bang sia avvenuto. Quindi l'universo si è creato dal Big Bang. Di che cosa è fatto l'universo che si è creato? Beh, sarete sorpresi dal sapere che tutta la materia che comunemente ci sta attorno, che conosciamo, che vediamo sia sulla Terra, quindi attorno a noi, nelle nostre città, sia nell'universo vicino, quindi il Sole, la Luna, i pianeti, eccetera, eccetera, tutto questo rappresenta meno del 5% della composizione di tutto l'universo. Invece la gran parte dell'universo è costituita da cose strane, diciamo,
che non abbiamo ancora ben compreso esattamente, ma la cui presenza è necessaria per spiegare quello che andiamo a osservare nell'universo. Quindi il 25%, quindi circa un quarto dell'universo, è costituito da materia oscura, ossia materia che non emette luce, però attrae altri oggetti. Invece circa il 70% di tutto il resto, della composizione dell'universo, è formato da una cosa, se possibile, ancora più strana, che si chiama energia oscura, che in questo caso serve a far accelerare l'universo. Quindi immaginate che l'universo sia un palloncino, la materia oscura, l'energia oscura in un certo senso, serve ad aumentare sempre di più la velocità con cui il palloncino si espande. Quindi, dopo il Big Bang, che cosa è successo? L'immagine più lontana che possiamo vedere dell'universo è il cosiddetto fondo cosmico a microonde. Quindi qua avete una immagine a tutto cielo, quindi dovete immaginare che tutto, che questo sia tutto il cielo che potete vedere in una qualsiasi serata estiva, per esempio, ma non alla lunghezza d'onda visibile, cioè quello che potete vedere con i vostri occhi, ma alle microonde, quindi con diciamo delle onde elettromagnetiche che hanno una lunghezza d'onda molto più lunga di quella dell'ottico. Quindi, senza entrare nei dettagli, questo, il fondo cosmico a microonde, è l'immagine più antica che possiamo e che potremo osservare, almeno nell'ottico, di tutta la storia universale, ed è stato emesso quando l'universo era proprio un neonato e aveva circa 400.000 anni. Quindi ricordatevi che oggi l'universo ha quasi 14 miliardi di anni, invece quella fotografia è stata fatta quando l'universo aveva meno di 400.000 anni, quindi l'universo era estremamente giovane. Successivamente, che cosa è successo nell'universo? Beh, si sono formate le prime stelle. Noi vediamo l'universo oggi come stracolmo di stelle, sia nella nostra galassia, la Via Lattea, sia in tutte le altre galassie che ci sono nell'universo, ma l'universo molto giovane, quindi i primi circa 300 milioni di anni dopo il Big Bang, l'universo era completamente oscuro, almeno nell'ottico, quindi quello che possiamo vedere con i nostri occhi sempre. Circa dopo 300 milioni di anni dal Big Bang si sono iniziate a formare le prime stelle. Questa è una immagine fatta al computer, quindi una visione artistica di come potevano essere del processo della prima formazione stellare. Quindi le prime stelle che si sono formate avevano una composizione chimica molto diversa da quella che dalle stelle che abbiamo attorno oggi nell'universo locale, quindi vicino a noi. E molto importante, per quanto andremo a dire dopo, le prime stelle hanno iniziato a formare anche i primi buchi neri che si sono formati nell'universo. Quindi ricordatevi, circa dopo 300 milioni di anni dal Big Bang si sono formate le prime stelle e si iniziarono a formare i primi buchi neri. Le stelle si andarono a formare all'interno di grandi gruppi che noi oggi chiamiamo le galassie. Quindi le galassie, una galassia in generale è un insieme più o meno grande di stelle. Ci sono galassie piccole con qualche miliardo di stelle, galassie come la Via Lattea che è circa 200 miliardi di stelle, galassie ancora più grandi tipo Andromeda che ha circa 400 miliardi di stelle, galassie ancora più grandi in realtà. Quindi ne abbiamo di tutte le taglie, diciamo. Le galassie sono le unità fondamentali della distribuzione di massa dell'universo, quindi la maggior parte della massa, almeno la massa come la conosciamo noi, nell'universo è conglomerata all'interno delle galassie. Tuttavia le galassie, pur essendo i mattoni fondamentali con cui è costruito l'universo, non sono affatto le strutture più grandi che possiamo osservare nell'universo, perché le galassie si vanno a raggruppare all'interno di ammassi di galassie. Per esempio la Via Lattea, che è la nostra galassia, fa parte dell'ammasso locale di galassie. L'ammasso locale di galassie contiene circa 70-100 galassie. A loro volta gli ammassi di galassie vanno a formare i superammassi di galassie, che contengono anche
100, 500 ammassi di galassie, ognuna delle quali contiene almeno un centinaio di stelle. Quindi, alla fine, i super ammassi di galassie sono le strutture più grandi che possiamo attualmente osservare nell'universo, e ci sono buone ragioni per pensare che siano in generale le strutture più grandi che esistano nell'universo. Quindi, come andiamo ad osservare l'universo primordiale? Ci sono essenzialmente due grandi tipologie di telescopi. I telescopi orbitali, quindi che sono al di fuori dell'atmosfera terrestre, per esempio l'Hubble lo conoscete tutti probabilmente, il telescopio spaziale più famoso della storia, sicuramente avrete visto tantissime immagini del telescopio spaziale Hubble. L'Hubble è un telescopio ottico, cioè va a studiare le stesse lunghezze d'onda più o meno che noi possiamo osservare con i nostri occhi, va bene? Invece, per esempio, un altro telescopio spaziale molto famoso, il Chandra, invece di essere nell'ottico, il Chandra è a raggi X, quindi va a studiare l'emissione di raggi X, quindi diciamo onde elettromagnetiche molto più energetiche di quelle che osserviamo con i nostri occhi, e i raggi X sono emessi dai fenomeni più violenti che esistono nell'universo, quindi per esempio da buchi neri, come vedremo successivamente. La seconda grande tipologia di telescopi è quella dei telescopi terrestri, quindi grandi telescopi con diametri solitamente molto maggiori, ma che sono fissi a terra. E qua per esempio potete vedere due esempi, il VLT, il Very Large Telescope, che si trova al Cerro Paranal in Cile, e il VLA, che in realtà è un interferometro radio, questo è a Socorro, in New Mexico, l'avete visto nel film Contact, probabilmente è lo stesso. Quindi questi sono telescopi che esistono già, che da diversi anni anche. Il futuro, da tutti i punti di vista, sarà un telescopio che probabilmente sarà lanciato nel 2018, quindi fra un paio d'anni, che si chiama il James Webb Space Telescope. Ora, senza entrare nei dettagli, sarà il successore del telescopio spaziale Hubble e riuscirà a vedere molto, molto, molto più distante nel cosmo. Quindi ci aspettiamo veramente una rivoluzione delle nostre conoscenze dell'universo da parte di questo nuovo telescopio. Ma ora entriamo nel vivo della presentazione, dopo questa panoramica, diciamo, della cosmologia, e andiamo a parlare dei buchi neri. Quindi l'immagine che vedete là è del film Interstellar, l'avete riconosciuta subito, immagino, e in realtà quel film è molto bello perché la rappresentazione del buco nero che fa è abbastanza realistica, infatti sono stati impiegati molti astrofisici anche famosi per realizzare al computer queste immagini. Quindi, per quanto ne sappiamo al momento, un buco nero dovrebbe effettivamente essere così, da un certo punto di vista. Quindi un buco nero, vediamo che cos'è un buco nero in generale, è un oggetto astrofisico dal quale nulla, quindi nemmeno la luce, nemmeno le cose più veloci che esistano nell'universo, può sfuggire. Inoltre, una cosa molto curiosa dei buchi neri è che sono degli oggetti relativamente semplici da descrivere. Cioè, voi se dovete descrivere, per esempio, un amichetto, o una persona in generale, dovete dare un sacco di informazioni, per esempio quanto è alto, che colore di capelli ha, com'è vestito, per esempio, eccetera. Invece, per descrivere un buco nero, serve una, praticamente, in realtà due, però lasciamo perdere, una caratteristica fondamentale, cioè quanta massa ha, ok? Esiste anche lo spin, cioè quanto ruota, però supponiamo di dimenticarcene. Quindi, fondamentalmente, un buco nero è totalmente descritto da un solo parametro, cioè la massa che contiene. Quindi, vediamo un po' di storia. La prima intuizione relativa a un oggetto talmente massiccio da non lasciar sfuggire nemmeno la luce risale addirittura al XVIII secolo grazie a alcuni scienziati, un inglese e un francese, che ipotizzarono per la prima volta appunto che esistessero degli oggetti talmente massicci da non lasciar sfuggire nemmeno la luce che gli si avvicinava.
Tuttavia, bisognerà chiaramente attendere il XX secolo con lo sviluppo della relatività generale di Einstein per capire appieno la natura di questi oggetti, e successivamente un scienziato tedesco, Schwarzschild, questo qui, arrivò a una prima descrizione matematica dettagliata di questi oggetti. Ma cos'è un buco nero, effettivamente? Questa è l'unica formula che compare nella mia presentazione, ma in realtà non vi serve nemmeno tanto. Cioè, immaginate di prendere un pallone, va bene? Lo prendete in mano e lo lanciate con una certa velocità iniziale verso l'alto, va bene? Ora, vi aspettate chiaramente che questo pallone ricadrà a terra dopo un certo intervallo di tempo, no? Dopo un certo tempo. Allora, riprendete il pallone, lo lanciate verso l'alto con una velocità ancora maggiore, una velocità iniziale ancora maggiore, e quindi vi aspettate ancora, chiaramente, che il pallone ricadrà a terra dopo un intervallo sempre maggiore, a seconda di quanto lo lanciate veloce all'inizio. Tuttavia, questa cosa non va avanti all'infinito, perché c'è una velocità iniziale, che è la velocità di fuga dalla Terra, oltre la quale, se riusciste a lanciare il pallone inizialmente a questa velocità, il pallone non tornerebbe mai più indietro, perché finirebbe in orbita parabolica o iperbolica, vabbè, quindi uscirebbe completamente dal campo gravitazionale terrestre, non tornerebbe più indietro. Quindi la velocità di fuga dal campo gravitazionale terrestre è 11.3 km al secondo, quindi 40.000 km orari circa. Ora, secondo voi è possibile raggiungere questa velocità? Ci siamo mai riusciti? O è una velocità talmente grande che 40.000 km orari è possibile? Chi dice sì? Tutti gli altri no. E sì, ci hanno ragione, perché 20 seconds and counting. Siamo andati sulla Luna. No? 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Quel razzo che vedete là, che è alto 110 metri. 6, 5, 4. Dopo un certo periodo di tempo, 1, raggiungeva 0, effettivamente 40.000 km orari necessari per uscire dall'orbita terrestre. On Apollo 11. Ora mi sembra che parte lento, effettivamente parte lento, ma poi arriva a 40.000 km orari. Neil Armstrong reporting their low and pitch program. Quindi è possibile raggiungere quella velocità. Tuttavia, un buco nero è un oggetto che ha una velocità di fuga maggiore di quella della luce. Va bene? Ora, visto che non c'è niente nell'universo che possa viaggiare a una velocità superiore a quella della luce, né il Saturno 5, quel razzo che avete visto, né qualsiasi razzo potremo costruire ipoteticamente nel futuro, un buco nero è effettivamente una cosa dal quale niente, nemmeno la luce, può sfuggire. Quindi, ora, come è fatto un buco nero? È un buco nero essenzialmente un oggetto estremamente compatto, estremamente massiccio, dal quale niente, nemmeno la luce, può sfuggire. Ma qual è la dimensione caratteristica di un buco nero? Cioè, quanto è grande effettivamente un buco nero? La dimensione di un buco nero viene detta raggio orizzonte degli eventi, o raggio di Schwarzschild, come lo volete chiamare, è essenzialmente la distanza dal buco nero dove la velocità di fuga raggiunge la velocità della luce. Cioè, se un fotone arriva sull'orizzonte degli eventi, non può più tornare indietro. Quindi qualsiasi cosa all'interno dell'orizzonte degli eventi, cioè questo cerchio che vedete qua, è come se appartenesse da un certo punto di vista a un altro universo, perché il nostro universo non potrà mai comunicare con quello che c'è dentro quella superficie sferica. Ora, gli orizzonti degli eventi possono essere molto, molto, molto grandi. Per esempio, questo è uno dei buchi neri più grandi scoperti finora, che fa parte della Fenice, sta all'interno della costellazione della Fenice, diciamo. E vedete, questa ombra nera che vedete qua è l'orizzonte degli eventi di quel buco nero, e questo qua, questa cosa piccola, è la dimensione del nostro sistema solare. Va bene? Quindi partite dal Sole, arrivate a Nettuno, diciamo,
quello è tutto il nostro sistema solare, beh, l'orizzonte degli eventi di questo buco nero può arrivare a 500.000 volte la dimensione del nostro sistema solare. E questo è un unico oggetto, non è che stiamo parlando di galassie o cose del genere, questo è un unico oggetto grande 1.000 volte il sistema solare. Per trovare un buco nero molto grande non c'è nemmeno bisogno di... Sì. È estremamente improbabile, diciamo, perché i buchi neri che ci sono attorno, uno dei più vicini si trova nella costellazione del Cigno, e anche il più lontano, il primo scoperto, Cygnus X1 si chiama, ed è un buco nero piccolo, va bene, di qualche massa solare. Questi mostri non si trovano nella Via Lattea, infatti, come vi stavo per dire, al centro della nostra Via Lattea è presente un buco nero super massiccio, ma abbastanza piccolo rispetto a quello che vi ho fatto vedere prima, circa 4 milioni di masse solari, 4 milioni di volte il Sole, pesante 4 milioni di volte il Sole, e finirci dentro per il nostro sistema solare è impossibile. Diciamo che ci sono molte più probabilità di finire catastroficamente in altri modi. Finire dentro un buco nero è praticamente impossibile. Quindi il buco nero al centro della Via Lattea, ma non vi preoccupate, tanto non succede. Sì. Ma cosa succede quando un oggetto viene inghiottito dal buco nero? Questa è una bella domanda. È una bella domanda nel senso che dovresti sapere un po' di relatività e quindi ti posso dire una cosa curiosa intanto. Cioè se io mi avvicinassi a un buco nero, va bene, che cosa succederebbe? Che è soprattutto un buco nero piccolo, diciamo, che la forza di gravità che risentono i miei piedi, va bene, è molto maggiore della forza di gravità che risente la mia testa, perché sono molto più vicino al buco nero, va bene? Tanto è la forza del campo gravitazionale del buco nero. Quindi nel mio caso avverrebbe la cosiddetta spaghettificazione, cioè i miei piedi sarebbero tirati più di quanto lo sarebbe la mia testa, va bene? E quindi mi allungherei come uno spaghetto, diciamo, va bene? Ok? Quindi, in generale, qualsiasi oggetto si avvicina a un buco nero viene distrutto completamente. Cioè, se una stella si avvicina a un buco nero, non ci entra praticamente intera, ma ci entra a pezzi, diciamo. Va bene? Cioè, non è possibile entrare interi all'interno di un buco nero, perché le differenze di accelerazione gravitazionale sono talmente tante da un punto all'altro che qualsiasi oggetto materiale verrebbe disgregato prima di entrare nel buco nero. Va bene? Poi ci sono tanti altri effetti relativistici, diciamo, allungamento dei tempi, eccetera, eccetera. Per esempio, se lanci un orologio vicino a un buco nero, tu sei lontano, vedresti che l'orologio va sempre più lento man mano che si avvicina al buco nero. Va bene, questo è un effetto relativistico che studierai fra qualche anno. Quindi non andiamo nei dettagli in questo sicuramente. Quindi come è stato scoperto il buco nero all'interno della Via Lattea? Beh, è stato scoperto vedendo la traiettoria di stelle che passavano vicino al buco nero centrale. E qui potete vedere per esempio un video molto carino che vi fa vedere, la croce, questa qua, è la posizione del buco nero centrale nella Via Lattea, va bene? E queste stelle che gli si muovono vicino sono stelle effettivamente che in un tempo molto piccolo, vedete gli anni che scorrono, 97, 98, eccetera, si muovono molto velocemente vicino al buco nero. Questa è una cosa pazzesca, cioè le stelle, diciamo, che vedete nel cielo non si muovono perché è necessario tanto tempo per vederle muovere, perché sono molto distanti. Invece queste qua schizzano vicino al buco nero a una velocità talmente grande che è possibile percepirne il movimento in pochi anni, come avete visto, in una decina di anni. Quindi andando a vedere come si muovono le stelle vicino al buco nero centrale della Via Lattea, è stato capito che questo buco nero ha circa 4 milioni di masse solari. Ora, come si formano i buchi neri? I buchi neri si formano, almeno quelli piccoli, si formano dal collasso di stelle molto massicce al termine della loro esistenza. Quindi stelle grandi almeno una decina di volte il Sole, quando terminano il loro combustibile nucleare all'interno, quindi quando gli finisce la benzina in un certo senso, collassano su loro stessi
esplodono in supernove in certi casi, quello che rimane al centro, se è più pesante di circa 3 o 4 masse solari, forma un buco nero, va bene? Ora, l'unico modo di creare un buco nero di cui siamo a conoscenza certa attualmente è questo qua. Cioè noi sappiamo bene come si formano buchi neri piccoli, quindi fino a qualche decina di masse solari, fino al massimo un centinaio di masse solari. Chiaramente i buchi neri supermassicci di cui vi ho parlato prima, quelli di miliardi di masse solari, si formano a partire da questi qua, probabilmente, accrescendo massa che gli sta attorno. Cioè si forma il buco nero e questo buco nero inizia a mangiarsi tutte le stelle o tutto il gas che gli capita attorno, va bene? E quindi si ingrossa. E visto che i buchi neri non possono più fare la dieta, cioè quando entra qualcosa non esce più, alla fine possono effettivamente raggiungere qualche miliardo di masse solari. Ora, un buco nero, vi ho detto che è all'orizzonte degli eventi, ma cosa sta attorno a un buco nero? Spazio libero? No, c'è un disco di accrescimento, va bene? Un disco di accrescimento è essenzialmente una superficie come questa, cioè una superficie appiattita attorno al buco nero, attorno alla quale, diciamo, per un processo fisico che eviterò di spiegarvi, si va ad addensare tutta la materia che gli sta cadendo attorno. Va bene? Quindi c'è un buco nero, la materia gli cade sopra, ma prima di cadere sopra si inizia a circolare attorno al cosiddetto orizzonte degli eventi. E qua riprendiamo al film Interstellar, una bella scena in cui si vede la navicella che entra nel disco di accrescimento del buco nero. Quindi questo è l'orizzonte degli eventi e questo è il buco nero. Cioè immaginatevelo come tante nuvolette di gas che gli orbitano attorno. Quindi vi ho detto che al centro di tutte le galassie è presente un buco nero molto grande. Ora, alcuni di questi buchi neri, come fortunatamente per noi quello della Via Lattea, non accrescono tanto, quindi gli va dentro qualche stellina ogni tanto, ma non succede niente. Invece esistono dei particolari tipi di galassie, che si chiamano nuclei galattici attivi, all'interno delle quali ci sono buchi neri supermassicci, quindi come quelli della Via Lattea o molto più grandi, fino a qualche decina di miliardi di masse solari, ma la differenza è che questi buchi neri mangiano talmente tanto che la radiazione emessa da questi oggetti, solo dal buco nero centrale, va a competere con la radiazione emessa da tutte le stelle che appartengono alla galassia stessa. Va bene? Quindi avete una galassia che è fatta da stelle, come tutte le altre stelle, quindi questa è una immagine vera, è una galassia sombrero, bellissima fra l'altro, quindi vedete che qua ci sono stelle come in tutte le galassie e al centro c'è una regione estremamente luminosa che è l'emissione dalla regione attorno al buco nero, perché non vi ho spiegato esattamente questa cosa, quando un buco nero accresce materia, va bene, emette radiazione dalla regione esterna al buco nero, non dall'orizzonte degli eventi, perché il gas si riscalda cadendogli addosso e quindi emette enormi quantità di radiazioni. Quindi nei nuclei galattici attivi che cosa succede? Che il buco nero al centro mangia talmente tanto che la luce emessa dalla regione subito attorno al buco nero va a competere, anzi è in generale maggiore, della luce emessa da tutte le stelle presenti nella galassia. Quindi immaginate bene che sviluppare una civiltà come quella terrestre in una galassia così sarebbe molto difficile, perché non ci sarebbero, almeno in teoria, le condizioni di abitabilità in questa galassia. Cioè una Terra difficilmente potrebbe vivere, potrebbe formare vita, diciamo, all'interno di un nucleo galattico attivo. Quindi andiamo velocemente ad altre due caratteristiche, poi vi dico una piccola sorpresa. E quindi altre due cose molto curiose dei nuclei galattici attivi è che
alcuni nuclei galattici attivi emettono dei fortissimi getti di materia dal buco nero al centro. I motivi per cui questi oggetti di materia vengono emessi non sono ancora esattamente compresi, ma sappiate che questi getti di materia possono raggiungere alcune frazioni della velocità della luce, cioè voi avete materia, plasma, vabbè, materia che viene diciamo accelerata a velocità praticamente prossime a quelle della luce e che si allontana dalla galassia ospite per milioni e milioni di anni luce. Quindi sono dei getti di materia potentissima. E un'altra, l'ultima caratteristica che vi dico è che, anche per questo dovreste sapere un pochino di relatività generale, però è una cosa curiosa da far vedere di solito, cioè la relatività generale dice in generale che grandi formazioni di massa, cioè grandi conglomerati di massa, come quelle di un buco nero, deviano la luce, il percorso della luce. Cioè se voi avete un fascio di luce che passa vicino a una regione di spazio dove c'è molta massa, questo raggio di luce, prendete un laser per esempio, non cammina più in linea retta, ma fa un giro attorno alla massa. Va bene? Ora, quello che noi vediamo in numerose osservazioni nel cielo è che questi si chiamano lenti gravitazionali, appunto, questo effetto. Le lenti gravitazionali sono osservate in numerose fotografie, diciamo, scattate nel cielo. Cioè, qui voi avete un grande agglomerato di massa, per esempio questo è un nucleo galattico attivo con un buco nero super massiccio al centro, e questo cerchietto che vedete qua, questo blu, non è una struttura vera, ma è probabilmente una galassia che sta dietro al buco nero, va bene? Quindi la luce della galassia, prima di arrivare a noi, viene deviata dal buco nero e viene fatta tutta questa lente, che viene definita lente di Einstein. Quindi, diciamo, i buchi neri sono in grado anche di fare questi scherzetti, diciamo, molto, molto divertenti. Bene, la presentazione standard sui buchi neri è finita in 30 minuti esatti, e avevamo pensato con Marcos di parlarvi in un minuto nemmeno probabilmente di uno scoop in anteprima, perché il gruppo di cosmologia qua la norma. Sì. Ma è possibile che un buco nero più piccolo venga risucchiato da un altro? Sì, è assolutamente possibile. Non necessariamente più grande, nel senso che anche due buchi neri simili possono entrare in contatto l'uno con l'altro e fare un buco nero, diciamo, del doppio della massa. Per esempio, se vi ricordate, un mese fa, no, qualche un paio, due o tre mesi fa, era uscita la notizia delle onde gravitazionali, va bene? Le onde gravitazionali, no, ora non vi sto a spiegare che cosa significa esattamente, ma l'onda gravitazionale di cui avete sentito è stata generata esattamente da quello che hai detto tu, cioè due buchi neri che si sono scontrati fra di loro e hanno rilasciato enormi quantità di materia e hanno formato questa onda gravitazionale. Quindi, devo chiudere perché mi hanno detto che siamo un attimo in ritardo. Magari, quando andate al cave, ok, se avete qualche altra domanda, oggi pomeriggio alle 3, quando andate, potete farmi tutte le domande che volete, ma ora devo chiudere perché siamo in ritardo. Quindi vi dicevo che il gruppo di cosmologia della Normale ha fatto ultimamente, un paio di mesi fa, una scoperta molto importante, secondo noi, diciamo, che sicuramente ne leggerete notizia verso fine maggio sui giornali. Io purtroppo ora siamo su YouTube, quindi non posso dire esattamente di che cosa si tratta, ma magari mi potete chiedere qualcosa dopo, successivamente. Quindi vi dico in due secondi qual è il problema. Il problema è che se questo è il Big Bang, cioè dove è nato l'universo, va bene, ci sono delle prove osservative, cioè noi abbiamo osservato dei buchi neri estremamente grandi
che si trovano meno di 1 miliardo di anni dal Big Bang, va bene? Quindi noi siamo qua, vi ricordo, 14 miliardi di anni circa, questo è il Big Bang, va bene? Noi abbiamo osservato che ci sono dei buchi neri di 1 miliardo di masse solari qua, meno di 1 miliardo di anni dopo il Big Bang. Ora, qual è il problema? Il problema è che a partire da un buco nero di qualche massa solare formato ipoteticamente al Big Bang, non c'è alcuna possibilità di formare un buco nero supermassiccio in così poco tempo. Va bene? Quindi questo è il problema. Se volete qualche altra curiosità ve la dico più tardi. Va bene? Allora, adesso passiamo la parola a Roma, ci sarà Cerasola che farà un intervento e poi la parola tornerà a Villa Santa per i saluti finali. Invece con Fabio vi rivedrete dopo, quindi potete fargli tutte le domande che volete sui buchi neri. Mi sentite? Sì, sì. Buonasera. Anzi, buongiorno, perché sono 12:40. So che c'era qualche domanda. Si erano preparati i ragazzi qualche domanda? Noi qui lasciamo la parola al dottor Cerasola, quindi potete proseguire. Beh, quali domande volete farmi? Insomma, io sono disponibile a tutte le domande sul film, sull'argomento, su Samantha. Ci sono? Mi sembra di capire, ho visto una domanda che... Penso che, non so se ci sono domande qui da parte dei ragazzi, non credo, no. Penso che loro stiano aspettando... Una sorta di presentazione, sostanzialmente, un breve discorso. Beh, allora, come è stato lavorare insieme a Samantha Cristoforetti, devo dire che Samantha è una persona con la quale si lavora in una maniera assolutamente tranquilla, quindi non c'è... Cosa posso dire? Vedo qui per quanti... Com'è stato? Dove è stato? Le riprese sono state perché ho voluto lavorare con Samantha, perché ho voluto girare un film su Samantha Cristoforetti. Beh, diciamo che non è che abbia voluto Samantha Cristoforetti. Samantha Cristoforetti, diciamo che è un personaggio con la quale ci si lavora in maniera assolutamente tranquilla. Ho lavorato con lei circa 3 anni in giro per il mondo, perché siamo stati con lei sia negli Stati Uniti sia in Russia che in Europa. Abbiamo lavorato ovviamente in maniera tranquilla, divertente, cosa posso dire? È stato una Samantha è una donna con la quale ci si lavora assolutamente in maniera pacata e si può condividere tutto quello che c'è nello spazio. Posso dire come è stato lavorare insieme a Samantha? Samantha, perché ho deciso di lavorare con lei nell'argomento. Diciamo che realizzare questo film non è stata una mia decisione, ma per quale motivo ho fatto questo film su Samantha Cristoforetti. Samantha Cristoforetti, con lei ci siamo intrattenuti per più di 3 anni. Diciamo che l'idea di lavorare su Samantha Cristoforetti, diciamo che non è stata un'idea, cioè mi sono appassionato a questo argomento e a questo tema proprio perché 3 anni fa si vociferava che c'era l'idea che una donna potesse andare nello spazio, quindi mi sono appassionato all'argomento e ho iniziato a fare domande, a capire come si potesse andare nello spazio, quindi ho sentito Samantha Cristoforetti, ho sentito tutto ciò che c'era dietro l'ambito aerospaziale. E che dire, come mi è venuta l'idea? L'idea mi è venuta perché una donna, la prima donna nello spazio era Samantha, quindi ho iniziato a fare le domande, a fare le richieste all'ente spaziale europeo, all'ente spaziale italiano,
e abbiamo iniziato a lavorare con questi enti e a montare, insomma, l'idea di poter realizzare un film che potesse essere ricordato, che potesse essere presentato, e da lì è venuto fuori, insomma, il film su Samantha Cristoforetti. Devo dire che poi Samantha l'abbiamo seguita sia quando veniva in Italia sia in Europa, poi ovviamente i luoghi di argomento del film su Astro Samantha, insomma, sono stati, abbiamo girato sia negli Stati Uniti al centro al centro NASA, Houston fondamentalmente, dove lei si è addestrata per un lungo periodo, si è addestrata anche in Russia, quindi io con la mia truppa l'abbiamo seguita un po' durante tutto questo itinerario e posso dire, insomma, Samantha è una donna fantastica. Mi auguro che i ragazzi lì da voi, per quanto riguarda, insomma, che cosa, vedo una domanda, che cosa l'ha colpita più di Samantha? Samantha è una donna che, la cosa che mi ha colpito forse più di Samantha è il fatto che su Samantha, cioè, lei riesce ad esprimersi in una maniera molto molto semplice, quindi la preparazione, lei riesce a dire anche le cose più complesse e difficili in una maniera molto molto semplice, quindi insomma non c'è una cosa in particolare che mi abbia colpito su Samantha. Devo dire che la cosa di Samantha è il fatto di riuscire a raccontare anche le cose più complesse e difficili in una maniera, in un'argomentazione, in un ambito molto 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 semplice, quindi io non so se i ragazzi lì da voi vogliono esprimere qualcosa, vogliono sapere qualcosa nello specifico, vogliono raccontare nello specifico qualcosa su questo argomento. Io ho lavorato con lei, insomma, per 3 anni lungo questi, insomma, ho lavorato con Samantha a lungo, ci siamo sentiti a lungo, e quando abbiamo realizzato il film devo dire che Samantha è stata anche una cameraman, perché dallo spazio ha realizzato molte riprese che poi si sono viste nel film Astro Samantha, quindi lei riprendeva con una piccola telecamera quello che faceva, quello che c'era su nello spazio, quindi posso dire che oltre ad averla vissuta in maniera, insomma, oltre ad aver raccontato quello che c'era e quello che si vedeva nello spazio e nel film, posso dire che Samantha è stata, insomma, una persona che lei stessa, insomma, poi si è messa con la telecamera e raccontava quello che c'era nello spazio. Le riprese, poi vedete un'altra domanda, come mai ho voluto realizzare un argomento, un'altra domanda era come è difficile, come c'è scritto, è difficile girare un film su una storia vera come quella di Samantha o è più difficile realizzare un film su una storia inventata? Ma diciamo che su questa domanda, su Samantha, non c'è una possibilità di, insomma, su Samantha ho raccontato quello, la realtà, quello che c'è realmente nello spazio e quello che ha fatto lei realmente, quindi non ho potuto scegliere in realtà quello che volevo raccontare, però diciamo che tutti i ragazzi possono aver visto, insomma, nel film possono vedere realmente quello che Samantha ha fatto nello spazio. Io direi, insomma, che forse che cosa c'è di più? Io direi che forse nello spazio Samantha Cristoforetti, cioè bisogna raccontare e vedere che cosa ha fatto. Credo che abbia fatto qualcosa di unico, che non sia ripetibile quello che ha fatto con, insomma, la prima donna italiana nello spazio, è rimasta circa 200 giorni, quindi insomma è una storia vera, difficilmente ripetibile. Poi come è venuta l'idea di lavorare su un argomento del genere? Diciamo che quando, appunto, 3 anni fa si parlava che si stava preparando alla missione una donna, abbiamo iniziato, appunto, a realizzare e a fare le domande ai vari centri aerospaziali in giro per il mondo. Da lì forse la cosa più difficile è essere riusciti ad avere le autorizzazioni per seguire Samantha in giro per il mondo. Insomma, da lì ci siamo ben volentieri documentati su di lei e su questo argomento e l'abbiamo seguita. Poi su Samantha, insomma, ditemi voi se avete delle domande particolari.
se qualche ragazzo vuole fare domanda, qualche domanda particolare su Samantha. Vedo che qui c'è una domanda, la leggo adesso: quanto tempo ha impiegato per montare il film? Il film su Samantha, diciamo che è stato realizzato nell'arco di 3 anni, quindi non è, abbiamo realizzato appunto questo film in 3 continenti, quindi Russia, Europa e Stati Uniti. L'altra domanda che leggo è dove si allenava e che telecamera avete utilizzato per realizzare questo film. Diciamo che questo film è stato realizzato con delle camere anche molto particolari per dare meno fastidio a Samantha e a tutto il suo staff, insomma. Quindi abbiamo utilizzato anche delle camere molto molto piccole, in piscina a Houston, dove c'è questa piscina enorme, forse la piscina più grande del mondo, dove è ricostruita la stazione spaziale internazionale. Abbiamo utilizzato delle camere, delle microcamere, proprio per dare meno fastidio a Samantha e al suo staff. Abbiamo utilizzato ovviamente delle attrezzature molto particolari, siamo stati molto contenti di aver dato quanto meno fastidio nella realizzazione delle riprese. Poi cos'altro? Ditemi voi se poi avete qualche argomento, insomma, se volete sapere qualcosa in particolare. Sì, no, io certo. Qua non so se ci sono domande dei ragazzi. Sembra di no. Allora, in quel caso, allora nulla, ringraziamo il dottor Cerasola e passiamo la parola di nuovo a Villa Santa per i saluti, insomma, per la conclusione. Villa Santa, voi ci sentite? Ah, loro non ci sentono? Ok. Come si fa? Sì, se ci sentite, Villa Santa, noi vi lasciamo la parola per la conclusione. Ringraziamo tutti qui da Pisa. Non c'è l'audio loro. Non vi sentiamo, se potete per favore ricominciare, noi non vi sentiamo. Sembra che abbiate il microfono disattivato. So right, and you'll never hear me complain. But when you cry, yeah, you bring on the rain to stop you singing.
be a big game. Keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole smiling too. Bravissima Rossella, bravissima l'orchestra diretta dal maestro Zaffuto. Sofia, torniamo indietro di 2, 3, 4, 5 anni, non svegliamo troppo, ma Sofia, 5 anni fa è entrata in questa scuola, come non esagerare? La matematica non è un'opinione e fai la seconda superiore. E abbiamo vissuto insieme un'esperienza a Tolosa, ma io ero infilato in una parentesi di questa esperienza. Invece Sofia ha vissuto tutto spazio allo spazio. E adesso a Sofia il compito di commentare queste immagini, un po' come ha fatto prima Andrea Sala con la sua carriera, anche tu tra le stelle, dentro lo spazio. Prego Sofia. Allora, il percorso di Spazio allo Spazio innanzitutto è iniziato in prima media con Mission X, che era un progetto per cui abbiamo fatto questa acrobazia in palestra, e Mission X è un progetto collegato a Spazio allo Spazio per il quale comunque si impara cosa provano le persone che hanno dei problemi, quindi le persone non vedenti o le persone non disabili, diciamo, che poi alla fine si scopre non essere veramente disabili, perché nonostante loro non abbiano un arto oppure la vista, hanno altre capacità che noi non abbiamo, e quindi si impara che cosa provano loro e si fanno le esperienze che fanno anche loro tutti i giorni nella loro vita quotidiana. Qui eravamo alla biblioteca dei ciechi, mi pare, Aosta, e ad Aosta abbiamo incontrato una scuola di Aosta e abbiamo parlato con loro in francese, e dopo l'incontro con la scuola di Aosta siamo andati appunto al planetario, dove abbiamo visto le stelle, diciamo, e dopo il planetario posso girare? Qui eravamo in palestra, dove abbiamo provato appunto quello che fanno chi non ha le gambe, il basket per chi appunto ha dei problemi alle gambe, esatto. E qui invece facevamo un percorso per i ciechi, praticamente la mia compagna bendata era guidata da me vocalmente, e qui stavamo provando a fare basket, baseball per i ciechi. Qua eravamo in piscina e abbiamo provato a fare delle immersioni senza, cioè con una maschera apposta che era oscurata, noi non vedevamo nulla e c'era il nostro compagno, comunque una guida, che ci guidava. Anche qui in classe avevamo fatto lo stesso esperimento, solo che dovevamo capire quale compagno ci stesse chiamando. Qui eravamo al Vero Volley a Monza, dove abbiamo fatto una lezione con le ragazze della Saugella. Qui invece eravamo con Fabio Vettori, che ci ha fatto vedere le sue formiche e ci ha spiegato un po' la storia di queste formiche.
E qui invece eravamo collegati con Parmitano direttamente, che era nella ISS, nella stazione spaziale. Poi eravamo a Milano al Museo della Scienza e abbiamo fatto un esperimento con dei robot, dovevamo programmare dei robot che erano su Marte. Invece qui eravamo sul pullman per andare a Tolosa. Questa è Tolosa, sempre a Tolosa. Qui eravamo alla Cité de l'Espace, dove abbiamo visto appunto lo shuffle in versione naturale, diciamo. Sempre alla Cité de l'Espace, anche qui. Anche qui avevamo fatto un esperimento lì alla Cité de l'Espace. Qua eravamo al Loch Ness, dove ci hanno spiegato un po' che cosa fanno loro al centro del Loch Ness. E questa è la foto dell'ultimo giorno di scuola, di terza media. E il progetto Spazio allo Spazio comunque è un progetto che consiglierei di fare a tutti, perché mi ha insegnato molte cose e non si impara solo quello che fanno gli astronauti o quello che provano persone che hanno problemi nella loro vita, ma è anche un progetto in cui comunque si parla in diverse lingue, e io in questo momento faccio il linguistico, quindi per me è servito molto e apre a molte opportunità. Comunque, cioè, è un grande progetto e spero davvero che vi abbia portato qualcosa di bello, perché a me lo ha fatto, cioè io ho imparato un sacco di cose con questo progetto. Se prima avevo paura del buio, perlomeno ora so orientarmi al buio come saprebbe fare una persona non vedente. E niente, questa è la mia esperienza. Allora, sulla scaletta improvvisata di questa mattinata piuttosto convulsa, abbiamo circa un quarto d'ora. C'è un ultimo brano, se non erro, del giusto? Sì. E ci sono due saluti istituzionali. Io vi chiedo, c'è qualcuno che ha qualche domanda per Andrea Sala? Andiamo con i saluti? Allora, pregherei la preside, poi il signor sindaco che chiude e poi... Io mi permetto di dire solo una cosa. In questi 7 anni in cui sono rimasto a Villa Santa ho imparato molto. Non è un caso che da questo progetto Spazio allo Spazio io abbia tratto l'ispirazione, un po' copiando, no? Come facevano i giapponesi e i cinesi, un piccolo progetto che si chiama Uno Spazio per Osare, e lo stiamo portando a Cusano Milanino, dove mio figlio frequenta questa associazione chiamata Sorriso, che coinvolge il progetto Uno Spazio per Osare i bambini di quarta e quinta elementare, perché le insegnanti, le maestre ci hanno detto: i nostri bambini non sanno più guardare in alto, non sanno più sognare, non sanno più volare, aiutateli a volare tra le stelle. E stiamo facendo questo, speriamo di riuscirci nel prossimo anno scolastico. Cedo la parola alla preside, che saluto caramente. Vediamo ogni tanto. Lei sperimenti il suo progetto in quarta e quinta, poi quando va bene lo portiamo anche nelle nostre quarte e quinte. Va bene? Perché sennò la preside è gelosa se fa qualcosa altrove e non nella sua scuola d'oro. Va bene, sentite, io ringrazio tutti i presenti qui a Villa Santa e i ragazzi, i professori che vedo invece alla normale di Pisa. Mamma mia, avrei voluto tanto essere lì con voi. Così come avrei voluto seguire questa giornata sin dall'inizio, purtroppo quando si hanno delle responsabilità si deve fare prima quello che si deve e poi quello che si vorrebbe, per cui oggi ho dovuto seguire le prove invalsi delle classi seconde e quinte della scuola primaria, ma vero, il sindaco e anche altri che hanno responsabilità mi diranno che queste a volte ci portano a fare il dovere.
Bene, quindi mi dispiace non aver seguito tutto, immagino che sia stata un'altra gran bella esperienza, ringrazio soprattutto gli ospiti, coloro che ci hanno ospitato alla Normale di Pisa, perché so che è una novità anche per loro ospitare ragazzi così, così piccoli. In realtà l'augurio che faccio è che magari qualcuno di voi possa diventare in futuro più che un ospite di quell'università, è un augurio veramente sentito. Bello il progetto, mi fa piacere che lo abbia testimoniato un'alunna che ormai è nella scuola superiore. Ogni anno io vedo che il progetto si arricchisce di esperienze che sono certa costituiscono un grande apprendimento per tutti i nostri ragazzi, perché l'apprendimento è quello vero, è complesso, è fatto di tanto, è fatto delle singole discipline estremamente importanti da curare, da approfondire, eccetera, ma è fatto anche di tante competenze relazionali, comunicative e di tante esperienze alte, sfidanti, come quelle che mette in campo questo progetto, perché è uno specchio della vita, la vita è sfidante, e nel momento in cui lo è sfidante diventa anche bella, appassionante e si supera tutto. Bene, grazie a tutti per questa opportunità, grazie ai vicini, grazie ai lontani. Signor Sindaco, come sempre è un amico, la sua presenza è costante, ma non è solo una presenza fisica, è partecipata, convinta. Ti ringrazio, io spero e credo che anche voi ragazzi abbiate capito che la partecipazione del Sindaco sia anzitutto una partecipazione di tutta l'amministrazione comunale, a rendere testimonianza di quello che fate a scuola, avete un progetto bellissimo e a quello che la scuola intende sempre più far capire agli amministratori. Velocissimamente, porto anch'io i saluti ufficiali, istituzionali dell'amministrazione comunale di Villa Santa alla scuola normale superiore di Pisa. Detto questo, ringrazio tutti i presenti, vi ringrazio ancora per avermi lasciato un posto al primo banco per le vostre lezioni. Io non smetterò mai di seguirle fino a che io sarò in carica e di riportare quello che sento e ascolto qui all'interno del mio ambito, che è l'ambito istituzionale, ma è anche un ambito di socialità verso tutta la cittadinanza. Vi dovevo dire due cose all'inizio che mi sono un po' appuntato, poi me ne è subentrata un'altra ascoltando la testimonianza di Andrea Sala, bellissima. Tanto un augurio che vi faccio, visto che le cose, come ha detto Andrea, vanno fatti mirando al sogno che non deve mai smettere di esserci, ma a piccoli passi, poi sono passi che magari sono anche retroattivi qualche volta, ma non ci devono scoraggiare. Ecco, il primo augurio che vi faccio è di arrivare all'età di Andrea a poter raccontare l'esperienza che ha fatto Andrea. Esperienza di stella, di campione, di figlio, di padre, di studente e di lavoratore, perché lui di fatto lavorerà ancora. Quindi davvero un grosso augurio. L'altra cosa che dovevo dirvi, molto importante, è ringraziarvi tanto, perché voi siete stati pochi giorni fa ambasciatori dell'amministrazione comunale che rappresento a Colonia, con il console italiano a Colonia, Lolli, che ha ricevuto da parte vostra un omaggio da parte dell'amministrazione comunale. Quindi veramente grazie, posso ha ringraziato e quindi si è detto molto contento e soddisfatto di avervi potuti accogliere. E l'ultimissima cosa che davvero vi voglio dire, a parte farvi i complimenti a voi, corpo docente, a chi sta curando il progetto Spazio lo Spazio, che io mi auguro non finirà, è questa: sempre avendo ascoltato le parole di Andrea e cercando di chiudere, sperando bene, che usando questa bella mattinata, si può riassumere un po' tutto quello che ci ha detto Andrea, almeno io lo riassumerei così in una frase: smettiamo, o meglio per voi, non cominciamo a pensare alla nostra vita guardandoci l'ombelico. Se noi continuiamo a guardarci il nostro ombelico e non alziamo la testa verso orizzonti che sono enormi nel mondo, ma anche nello spazio, abbiamo sentito chi ci ha parlato poc'anzi dei buchi neri, non si va da nessuna parte. Dobbiamo imparare un'altra cosa, un verbo importante che ha detto Andrea, è quello di comprendere, capire, ma non capire noi stessi guardandoci l'ombelico, perché il nostro interesse non è l'interesse di tutti.
è l'interesse di tutti che dobbiamo fare nostro. Quindi io credo che questa è una piccola lezioncina, quantomeno uno spunto per riflettere su quanto abbiamo sentito questa mattina. Grazie a voi. Grazie, sindaco. Io subito la parola in musica al maestro Zaffuto e alla sua orchestra, con una proposta, perché so che dopo si finisce con le foto, poi ho i miei tre allievi là in fondo che hanno detto ma posso fare un selfie con Andrea, e io penso che Andrea sia disponibilissimo, no? Quindi chiudiamo con l'ultimo brano proposto, un grande saluto, un grande ringraziamento, un arrivederci. Adesso suoneremo il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Thank you.